monello di stoffa che ha ottenuto dentro uno degli elastici, adesso ne preparerà un secondo. E vabbè, voi, mentre voi guardate, dirò come prepara, io vi posso parlare anche della scelta dei colori di questo, di questo completo che Roberto sta indossando. Vabbè, la base di questo kimono è giallo con delle decorazioni sull'arancione, pesca, marrone. Stiamo utilizzando comunque dei colori dell'obi e degli altri foulard, delle cinture che utilizzeremo, che sono compatibili, però allo stesso tempo mettono in risalto e fanno contrasto con gli altri colori presenti. E soprattutto il tipo di nodo e il tipo di colore dell'obi che Rocco sta usando sono più adatte a una persona giovane, anche se vi ho detto che il kimono è non elegante e può essere utilizzato da tutte le donne. Quello che fa la differenza in questo caso è il tipo di nodo che si fa. Lo taiko è un nodo standard, è un nodo serio, un nodo che sicuramente mette sempre una persona anziana, mentre un nodo così elaborato come quello che Rocco sta facendo per Roberta è un nodo che comunque mette a risalto il fatto che la persona che lo sta indossando è giovane, quindi anche guardata da dietro si ha subito l'idea di che si tratta di una ragazza, anche se è vestita in maniera elegante. Abbiamo infilato il secondo anello dentro il sampontino, sì, e adesso ci prepariamo a fare un terzo anello, che questa volta sarà al di sotto della farfalla, giusto? Sì. Che devo nascondere tutto qua. Esattamente. Adesso l'obiettivo è nascondere tutto quello che c'è sotto, quindi la stoffa andrà ripiegata a chiudere e poi inseriremo gli ultimi accessori che servono per mantenere tutto in alto e sorreggere questo nodo che, come vedete, già è fatto con una stoffa pesante, poi molto elaborato, questo è pesantissimo. Ecco qua, questo che vedete è un cuscinetto, si chiama Makura, ed è infilato in una sottile stoffa che poi funge da cintura, e quello che vedete invece è un obiage, quello arancione, un foulard di seta, che viene usato appositamente per coprire il Makura, in quanto sarà visibile come cintura dall'esterno, che ha la doppia funzione di nascondere il Makura e di e quindi di chiudere questo nodo per aiutare a sorreggerlo, ma d'altra parte è anche di decorare l'obi, perché l'obi non è l'unica cintura che voi vedete addosso a una donna in kimono, vedrete anche questo foulard e poi un'ultima cintura che sarà l'obigine. Ecco qua, vedete, questa scelta dell'arancione spicca molto sull'arancione dorato e sul giallo e gli altri colori che abbiamo scelto. Questa è la cintura del Makura che viene chiusa. E adesso si chiude temporaneamente, velocemente, lo piaga e poi alla fine verrà sistemato per benino anche lui. Torniamo al nodo. Come vedete, il cuscinetto, il Makura, è stato posto al di sotto della parte superiore del nodo e adesso viene chiuso e nascosto con la stoffa dell'obi, che in alto viene di nuovo ripiegata a fisarmonica, tipicamente in tre parti, tre o quattro, e quest'ultima punta, per il momento fermata con un elastico, costituirà, diciamo, la seconda ala della farfalla superiore di questo fiocco a due farfalle. Fiocco molto veloce in quello che sta facendo, tenete presente che una vestizione di questo tipo da zero, perché diciamo che Roberta è contenuta al legaggio, sì, il nodo dell'obi finito, per una maestra di kimono richiede circa un'ora, invece Rocco sta facendo veramente in fretta e probabilmente non sarà perfetto, ma rende molto bene l'idea di quanto sia elaborato e comunque difficile. Ecco qua,
abbiamo quasi finito. Adesso si tratta di disporre il più possibile la stoffa in maniera che sia elegante, sembri e faccia il disegno che si voleva ottenere. Come vedete, adesso io non lo vedo bene, l'ho visto prima durante le prove, il nodo è asimmetrico, inclinato dalla spalla destra alla spalla sinistra. Infatti ogni botta che faccio, poco fa quando abbiamo fatto prova è venuto in un altro modo e ogni botta non mi viene sempre, infatti anche tipo professionista non viene mai tipo sempre stesso, magari fanno 100, 200, non viene mai stesso, perché io non so, una volta viene un po' lungo, una volta, quindi sempre un po' avventura. Secondo me somiglia a quello che ho fatto prima. Sì, sta molto bene. Come vedete è talmente sorretto che è quasi vicino al collo alla fine. Ecco, l'ultima cintura che Rioco sta infilando è l'obigine, e questa è una cintura in questo caso puramente decorativa, in altri casi invece serve comunque di supporto ad altre parti dell'obi che scendono più in basso, e di solito anche questa viene scelta di colori sgargianti che risaltino molto sull'obi, ma allo stesso tempo richiamino i colori base del kimono, o il colore base o il colore delle decorazioni, perché comunque c'è, anche se tante volte voi guardando le geishe potete avere l'impressione che mettano insieme il rosso col verde, col blu, col giallo, colori veramente che non c'entrano niente l'uno con l'altro, in realtà c'è un'armonia, c'è un modo di accostare i colori perché devono fare contrasto ma allo stesso tempo richiamarsi l'un l'altro, e non è facile fare, infatti tante volte quando, se dovete acquistare un kimono vi conviene, in Giappone, vi conviene andare in un negozio e fargli dare tutto, non soltanto un pezzo e poi scegliere voi il resto, perché loro hanno una maniera di acquistare colori che è diversa dal nostro, che sembra sgradevole, uno non penserebbe mai di mettere insieme un kimono viola con un obi dorato. E invece sta alla fine, quando poi la vestizione è completa, ci si rende conto che avevano ragione loro, sta meglio come dicono loro. Quindi meglio farsi aiutare da un giapponese per la scelta dei colori. Ecco, l'origine è stato legato con un nodo decorativo, infatti è sempre delle frange decorative. E l'ultima cosa che Rioco sta facendo è fissare per bene l'obiage in maniera che ci sia sì un nodo bello e che poi tutta la parte della stoffa in eccesso sia nascosta. Ed eccoci quasi pronti. Bene, e anche questa volta Roberta è stata vestita. Se volete avvicinarvi e fare fotografie, fate le cure, a vostra disposizione. Ma dopo lei respira? No, a questo momento no. Dici sì, ma non voleva dire. Questo è un serissimo problema. Tenete presente che nell'antichità le donne giapponesi non indossavano la biancheria intima, ma non avevano le mutande. Quindi per andare in bagno non è che ci fosse bisogno di alzare chissà che cosa, ecco. Però ovviamente adesso le cose sono cambiate, anche perché comunque il senso del pudore delle donne giapponesi era notevole, e tante volte, ad esempio durante gli incendi o in occasione di momenti in cui fosse necessario scappare o correre velocemente, chiaramente il kimono non è un vestito adatto per una cosa del genere, per riuscire a fare questi movimenti bisognerebbe alzare completamente la gonna. Le donne, pur di non farsi vedere, preferivano morire dalla fiamme che fare una cosa del genere. Addirittura dopo un gravissimo incidente che ci fu dopo la seconda guerra mondiale in Giappone, bruciò un grande magazzino molto famoso che si chiama Mitsukoshi,
dopo questo evento, in cui morirono tantissime donne che piuttosto che scendere le scale e farsi vedere senza biancheria intima preferirono restare all'ultimo piano e farsi bruciare vive, dopo quella volta il governo giapponese impose di usare la biancheria incidentale. Adesso ovviamente è molto più comodo, tutte le donne giapponesi restano preferibilmente come noi, però ci sono delle occasioni molto importanti nella vita di una donna giapponese in cui bisogna indossare questi vestiti, tutte le ricorrenze, le feste, anche le visite a parenti molto importanti per occasioni di matrimoni, momenti religiosi vari, bisogna vestirsi così, bisogna anche sapere scegliere il kimono adatto alle circostanze, perché come ci raccontava Satomi ieri, c'è tutta una codifica di come vestirsi che è talmente complicata e rigida che adesso anche le donne giapponesi preferiscono vestirsi casual, perché è troppo complicato abbinare i colori, le stoffe giuste secondo le circostanze. Bene, adesso subito qui di seguito dovrebbe esserci la lezione di cucina. Siamo sempre noi. Esatto, siamo sempre noi, la nostra stessa associazione, solo un altro gruppo di persone che verrà a breve a presentarvi come si cuociono, come si preparano da zero gli okonomiyaki. Per chi se lo ricordasse, le famose frittelle di marrabbio di silicia, quelle. Vi faranno vedere quelle. Quindi un grande applauso all'associazione Amici del Giappone.